Credo che sia un momento particolare questo nella vita sociale non solo italiana, dove vanno riaffermati i principi di solidarietà che l'Europa in qualche modo ha incarnato nella sua nascita. Un momento particolare dove la dimostrazione della necessità di Europa è forte e comincia a essere avvertita anche dai cittadini, e ci sembra opportuno in questo momento rafforzare questi legami anche con una presenza e con un lavoro sul territorio in maniera diretta, come quello che ci consentirà di fare l'Ufficio Europa. Noi abbiamo voluto fortemente l'antenna Europa sul territorio, l'antenna Europa che è un collegamento con la Commissione Europea attraverso la struttura Europe Direct della città metropolitana. Ci aspettiamo, siamo sicuri che sarà così, un avvicinamento forte dei cittadini leninesi all'Europa, che quindi potranno avere opportunità e ci sono molte cose che possono essere fatte, e un avvicinamento dell'Europa a Lenin, cioè quindi una cosa bidirezionale. L'Europa è la nostra casa, questa amministrazione ha tra i valori fondanti l'europeismo da sempre, quindi noi siamo molto contenti e molto fiduciosi che questa sarà è l'inizio di un'avventura che porterà grandi benefici per la nostra città. L'ENI vanta una serie importante di opere che hanno avuto la possibilità di vedere la luce e di nascere anche grazie alla collaborazione con gli uffici europei. Abbiamo sicuramente altre necessità che i vincoli in qualche modo di bilancio e di finanza dei comuni ci impongono di dover andare a cercare in altre sedi. Opportunamente l'Europa si presta con tante iniziative che rientrano nei nostri piani anche per quello che riguarda l'ENI, dalla cultura alle opere vere e proprie, alle infrastrutture, a tutto quello che insomma aiuta la comunità a vivere meglio il suo territorio e il suo ambiente. L'Unione Europea nel comune di Leni risale già, il suo contributo risale già agli anni 2000, in quanto si è iniziato a riqualificare Villa Violante, attualmente sede della biblioteca comunale, con un intervento di grazie al DOCUP Regione Piemonte e finanziamenti europei, anche l'edificio destinato al centro anziani, anche questa opera di un importante restauro conservativo anche della parte esterna. Successivamente agli anni 2000 anche il completamento della pista ciclabile sul Banna Bendola, quindi anche questo è un intervento molto importante per la comunità. E poi ci avviciniamo al momento attuale, appunto la riqualificazione della Villa Chiosso, era un'antica cascina che è stata ristrutturata con anche qui intervento di restauro conservativo che ha permesso poi successivamente di ospitare appunto gli uffici comunali. Nel 2016, grazie all'Alcotra, quindi il progetto Coengo, grazie alla condivisione di veicoli, e infine adesso con l'attuale amministrazione si è partecipato e vinto il bando Wi-Fi for Europe, che permetterà di fornire ai cittadini leinicesi una connettività gratuita, e poi altri bandi relativamente alla ristrutturazione delle scuole, quindi anche questo un ulteriore aiuto che permetterà di usufruire e migliorare gli stabili scolastici.